Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Fabio Valentini, lei è l'ideatore del metodo Tennis on the Beat. Ecco, di cosa si tratta, come funziona? Ma è un metodo molto semplice. Innanzitutto utilizzo la musica. La musica è da tempo che viene utilizzata per stimolare e per energizzare. E quindi noi che abbiamo fatto? Abbiamo studiato i gesti tecnici di un giocatore, quindi i movimenti, l'armonia di ciò, e abbiamo provato a far sì di utilizzare delle musiche che possano aiutare il giocatore a elevare la sua performance. Si sa che la musica emoziona, quindi le emozioni determinano le azioni, e quindi se io sono emozionato in un modo positivo gioco bene, se sono emozionato in un periodo non felice sicuramente la mia performance decade. Quindi noi cerchiamo di aiutare in entrambi le situazioni i nostri giocatori. Naturalmente è un percorso e non è una pillola della felicità, è un percorso che l'atleta deve sposare, il coach ci deve credere, ma ci deve credere anche l'atleta. Quindi musica, emozioni, gesti tecnici evolvono insieme con naturalezza, senza tanti tecnicismi. Avete già avuto modo di sperimentare questo metodo? Sì, guarda, allora io per primo mi sono cimentato con una ragazza che era tre anni ferma, una ex WTA, e in sei mesi siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati vincendo dei tornei, qualificandoci a Roma, e inoltre abbiamo sperimentato su seconde categorie questo metodo. Abbiamo anche l'obiettivo di sperimentare e di cimentarci in non solo nella alta performance ma anche nell'apprendimento per i bambini, e quindi le sperimentazioni ci sono ma continuano, non si fermano qui, vogliamo studiare, vogliamo migliorarci e vorrei condividere con altri maestri questo mio progetto in modo tale che questo metodo possa diventare un'alternativa in più ai maestri per insegnare il tennis. Allora, Domenico Ignozza, presidente del CONI Umbria, oggi a Palazzo Cesaroni si parla dell'incontro, possiamo dire, tra la musica e lo sport, un nuovo modo di ragionare anche rispetto agli effetti benefici che la musica può avere sullo sport e nuove frontiere che si aprono. Sicuramente sì, se partiamo dal concetto che la musica è cultura, cultura e sport sono un binomio indiscendibile, poi credo che sia importantissimo quando si aprono nuove frontiere, e questo del metodo con la musica credo che sia una delle cose più innovative che in questo momento stiamo vivendo, soprattutto per quanto riguarda poi applicata l'attività motoria. Sicuramente mi farà piacere sentire poi l'applicazione per gli alti livelli sportivi, ma sono interessato particolarmente a quello che è la sua applicazione per la conoscenza delle attività motorie in cui il CONI è da sempre impegnato. Grazie. Marco Vinicio Guasticchi, vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria, oggi si presenta l'applicazione della musica allo sport in diversi metodi con diversi professionisti, un nuovo sistema che può aprire grandi spazi, nuovi panorami interessanti, la regione sposa questo tipo di evento. Ma certamente un evento particolare, perché quando è venuto il maestro Valentini a spiegarmi questa tecnica di allenamento a tutti gli effetti, all'inizio non riuscivo a capire, poi effettivamente approfondendo l'argomento è una tecnica fortemente innovativa, cioè il binomio musica-sport per dare maggiore sensibilità, coordinamento all'atleta certamente ha delle fondamenta serissime, perché la musica da sempre rappresenta un elemento di forte concentrazione e anche di tranquillizzazione da parte sia per atleti che non atleti. Cercare di creare questa sinergia con un metodo, poi addirittura oggi sarà presentata un'app che è ancora, quindi una cosa ancora più fruibile, più interessante. Vedere poi una sala così gremita e una forte attenzione da parte sia degli addetti ai lavori che non, significa che il tema è centrale, soprattutto centrato. Quindi, tra altre cose, sono curiosissimo di vedere come sarà spiegato visivamente e anche fisicamente, perché tra l'altro c'è anche un ballerino
che dimostrerà proprio questa sinergia, e sono curioso di vedere quello che verrà fuori, ma certamente è un'idea su cui bisogna lavorare. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio torna puntuale tra un'ora.